Buongiorno, questa delle feste mi sembra l'occasione più giusta intanto per ringraziarvi degli auguri che mi avete mandato e per contraccambiarli di cuore. Auguro a tutti voi delle feste serene e anche un nuovo anno che possa essere il più sereno possibile. Di questi tempi forse è difficile augurarsi molto di più, non è che possiamo aspettarci miracoli, no? Però, insomma, la serenità è sia un qualcosa che possiamo trovare da circostanze che sono fuori di noi, ma anche qualcosa che possiamo cercare dentro di noi. Possiamo fare in modo di vivere in maniera sempre meno conflittuale, cercando sempre di riconoscere quello che merita la nostra preoccupazione, il nostro affaccendarsi, il nostro pensiero, da quello che invece è abbastanza inutile, insomma, per cui ci affaccendiamo invano e per cui magari sprechiamo tante energie, viviamo dei conflitti che magari potremmo anche risparmiarci. Serenità in questo senso. Detto questo, volevo anche approfittarne per fare quel bilancio che di tanto in tanto forse vale la pena fare in un luogo dove ci possiamo permettere anche di avere uno scambio reciproco, insomma, quindi di confrontarci di tanto in tanto. Bilancio vuol dire sto facendo questo, ho fatto questo. È di gradimento, non lo è, si può fare meglio. E intanto vediamo che quello che è stato fatto, valutiamo quello che è stato fatto, insomma, perché magari molte cose possono passare anche inosservate e cerchiamo di dire qual è la situazione del momento, insomma. Allora, la situazione del momento è questa. Vi avevo parlato ultimamente del sito e abbiamo fatto questo sito. Secondo me, insomma, è uno strumento utile. Adesso si tratta di diffonderlo sempre di più. Sito che è fatto di alcune opzioni. Una pagina riguarda le letture fatte da me, ce ne sono postate circa 200. Ci sono le immagini, le copertine dei libri che sono stati letti. Quelli che ho messo sono libri che sono stati letti in maniera integrale. Se si tratta di racconti o di una raccolta di racconti, questo non sempre integrale, magari c'è un solo racconto. Però, insomma, diciamo che i libri romanzi che sono postati in questa pagina, letti da me, sono romanzi, libri o racconti lunghi integrali. Sono quasi un 200. Trovate le copertine, basta cliccare sulla copertina e cliccando sulla copertina si va a compare un'altra pagina con il link che rimanda al video di YouTube. E dove c'è anche una scheda critica, più che scheda critica, insomma, una breve presentazione dell'argomento, insomma, del romanzo che si legge, per cui insomma, si ha anche un'idea di quello che viene, di quello che troverete. Questo riguarda la pagina dei libri letti da me. Poi c'è una pagina che riguarda libri, romanzi, letti da altri, perché la filosofia era quella anche di non far sentire una sola voce, altri libri, cioè di arricchire l'offerta, in modo che avete più titoli a disposizione e in modo che sentite anche modalità di lettura diverse dalla mia. Allora, questi libri, come ho già detto, non sono stati scaricati e ripostati da altri video di YouTube, insomma, sono cose che ho recuperato ovviamente in rete, insomma, e in genere sono file, molti file, con musiche, presentazioni, insomma, ho cercato di pulirli. Ho cercato di migliorarne spesso la qualità audio e quindi avete questa possibilità, insomma, anche di ascolto, di libri che sono letti da altri. In questo caso non riesco a garantire che la lettura sia integrale. Spesso sono delle riduzioni e quindi ci sono dei tagli. Spesso, o a volte, questi libri possono essere incompleti. Se qualcuno ascolta e trova dei difetti in questo video, che spesso sono delle mancanze, cioè insomma manca una parte, potrebbe mancare una parte, ecco, allora non fa altro che scrivermelo, scriverlo nei commenti e io magari vedo di integrare, leggendo io, la parte mancante. È successo e l'ho fatto, quindi insomma è una cosa che si può fare. E questo comunque arricchisce l'offerta e nel frattempo fa sì che magari non si perda del tempo a leggere un romanzo che si trova già letto e magari che quell'energia si dedichi o la possa dedicare a leggere un romanzo che invece non è stato letto, che non si trova. Perché in questo canale quello che viene fatto lo faccio
io da solo, insomma, quindi uno e uno, c'è poco da fare, insomma, il tempo per fare queste cose è tanto, bisogna provare a farlo, no? Per rendersi conto. Infatti qualcuno si è proposto poi, no? Di collaborare a leggere, eccetera, eccetera, però poi quando gli dici cosa bisogna fare, come si deve in qualche modo attrezzare, anche in maniera molto semplice, banale, come faccio io in casa, insomma, non in uno studio, no? E poi del percorso che deve fare fino ad arrivare al video postato, in genere, insomma, quando si rende conto della fatica che c'è, oppure dei passaggi che ci vogliono, del tempo che ci voglia compiere questi passaggi, poi si ritira. Ci vuole tempo. Comunque, questo è stato fatto. E quindi c'è anche una pagina di lettori diversi. Poi c'è una pagina che abbiamo curato che è dedicata un pochino agli esordienti. Quindi chi propone magari delle letture di poesia o di racconti, brevi, autori che scrivono e che vogliono sentire lette, in questo caso da me, le loro cose, io le leggo, le posto su YouTube. E poi metto la copertina, qualcosa che assomiglia alla copertina, insomma, in questa sezione degli esordienti, in modo tale che poi si possono anche trovare nel sito. Poi c'è una pagina dedicata alle novità, insomma, che man mano verrà fornita, in cui si trovano le ultime cose, o magari delle cose che vale la pena di riproporre, insomma, che riproporrò. Poi, insomma, abbiamo curato una pagina per bambini. Quindi una pagina dedicata alle letture fondamentalmente di fiabe o di filastrocche o di racconti per bambini. In questa pagina si trovano intanto tutte le favole di Esopo, che sono più di 350 e sono state lette in maniera integrale, quindi dalla prima all'ultima, suddivise in alcuni file, troverete tutte le favole di Esopo. Poi troverete per esempio le filastrocche di Rodari. Una buona parte. Fiabe tratte dai fratelli Grimm, tratte dalle fiabe italiane di Calvino. C'è una particolarità in questa pagina, che molte non rimandano per esempio a YouTube, ma avete la possibilità di ascoltarle direttamente da questa pagina del sito. Poi nel sito abbiamo fatto anche una pagina in cui compaiono i commenti, alcuni commenti che sono stati fatti rispetto al canale di YouTube, insomma, che voi quindi avete fatto, insomma, avete diretto a questo canale. Poi una pagina che dà anche alcune istruzioni per usare questo strumento, insomma, no? Cosa si può trovare e cosa non si può trovare, come ci si può mettere in contatto. E in questa pagina trovate anche il link per un programmino se volete scaricare dei video, delle letture, insomma, quindi delle letture di libri. Questo sostanzialmente è quello che vi può dare il sito. Che fondamentalmente collega, insomma, collega il canale di YouTube con questo strumento. Ma è interessante, secondo me, perché è bello vedere le copertine, insomma, no? E sapendo che vedendo quella copertina, riconoscendo magari quel libro, come quando si entra in una libreria, questo l'ho già detto, no? Si sfogliano, si guardano i volumi, eccetera, eccetera, si prende in mano, si legge la scheda. E poi da questo si può passare direttamente all'ascolto. Quindi non sono stati in qualche modo catalogati, cioè messi in ordine alfabetico, che so io, nel senso che sono una quantità tale per cui si può sfogliare, ecco, si possono sfogliare. Se poi uno trova all'interno di questi titoli, sfogliando un titolo che gli interessa, basta solo che ci clicchi sopra e riesce ad andare direttamente all'ascolto, che è tutto gratuito. Adesso c'è anche la possibilità di entrare nel sito dall'iPhone e anche di navigare attraverso le diverse pagine. Poi se ci presentano dei problemi, perché il sito è appena stato fatto e quindi ancora in fase di collaudo, insomma, se si presentano dei problemi, se li fate presenti, quindi cercheremo di risolverli. Per questo lavoro del sito siamo in due. Ecco. Ma comunque è tutto fatto sempre in casa, sempre in maniera artigianale, non è un sito professionale. E quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per farne uno strumento. Quello che vi chiedo, insomma, se avete voglia, se
se trovate che questa cosa sia utile, è quello di diffondere questo strumento, insomma, no, di condividerlo con i vostri amici, con i vostri conoscenti, sapendo con la convinzione che possa essere di utilità anche per loro. Insomma. Cioè, condividete qualcosa se pensate che questa cosa sia una cosa utile, di fare un favore, un regalo anche agli amici ai quali lo condividete. Altrimenti non fatelo, insomma, non è che dovete farlo solo per fare un piacere a me, insomma, no, è una cosa, almeno la penso come una cosa che deve essere un servizio, quindi insomma, se uno trova che questo dice, oh che bello, può essere utile a me, l'ho trovato utile, ma può essere anche utile, può servire anche al mio vicino di casa o al mio cugino, ecco, insomma, magari io lo consiglio, ecco, da questo punto di vista, beh, va benissimo, diffondiamolo. Detto questa cosa del sito, volevo poi dire quello che è stato fatto negli ultimi tempi. Non è tantissimo tempo che ci siamo visti. E quindi cosa è stato fatto in questi 2 mesi, fondamentalmente, da quando ci siamo visti l'ultima volta. È stato portato a termine poi proprio oggi, insomma, ho finito di leggere e di postare un libro che a me piace molto e che ho trovato anche divertente, pur se difficile da leggere. Ed è Il lamento di Portnoy di Philip Roth, questo autore, questo grandissimo scrittore americano di origine ebrea, insomma. Questo è un libro che lui ha scritto una cinquantina d'anni fa, che è stato pubblicato per la prima volta nel 69, ed è un libro che esplora un pochino le contraddizioni, insomma, no? Tra l'appartenenza e il desiderio di essere, e la volontà di essere anche qualcos'altro che deve rinnegare questa appartenenza, il condizionamento che lui ha subito da questa madre assolutamente castratrice, e la voglia di liberarsi, ma la contraddizione che c'è tra questo desiderio di liberarsi anche attraverso il sesso. Quindi, insomma, è un libro abbastanza spinto anche dal punto di vista della sua ricerca, poi, no? Di questo suo ideale femminile, molto contraddittorio, insomma, no? Di questa sua evoluzione e sviluppo, insomma, di come uscire dall'infanzia, da questa situazione che lo legava ai genitori, come rendersi autonomo, rinnegando se stesso, ma non rinnegando mai le proprie radici, insomma, questo continuo conflitto, no? Tra il voler essere e l'essere, quello che ci si porta dietro della propria cultura di origine, della propria educazione, della propria famiglia. E quindi un libro poi, insomma, con un lunghissimo monologo, lui si immagina di essere, di raccontare questa storia allo psicanalista, insomma, no? Che poi lo dovrà eventualmente prendere in terapia, insomma, no? Quindi con tutto lo sfogo, con questo linguaggio tipo flusso di coscienza, in cui, insomma, il discorso passa secondo gli stati d'animo, va per associazioni, non va tanto per una costruzione logica, no? Ma viene da quello che uno si porta dentro nel rimosso spesso, no? Nel libro bello, anche perché ironico, anche perché così, cioè ci vediamo anche una critica a determinati aspetti della mentalità ebrea che non è fatta da altri, ma è fatta dall'interno, insomma, è fatta da chi c'è dentro, insomma, no? E quindi anche dei limiti, insomma, no? Come poi vede anche i limiti nell'altra vita che vorrebbe affrontare, o a cui vorrebbe avvicinarsi, o a cui tenta di avvicinarsi. Quindi, insomma, questa visione anche di un mondo, di una mentalità, di un mondo diverso dal nostro, che ce la fa meglio capire perché è vista dall'interno. Poi grande ironia, grande sarcasmo, grande autoironia. Quindi un libro bello, interessante, insomma, no? Come che ci si diverte a leggere, anche se è difficile da leggere, come in realtà mi sono divertito anche a leggere Un calcio in bocca fa miracoli, no? Di Marco Presta. Anzi, lo consiglio ancora a chi vuole così cercare una lettura che poi lo porta anche a divertirsi oltre che a riflettere. Oltre a questo che è stato finito, sto cercando di postare integralmente, spero che sia poi effettivamente integrale, Il male oscuro di Giuseppe Berto, altro libro a sfondo psicanalitico, dove domina il
conflitto con il padre, insomma, no? Questa ricerca, insomma, del rapporto, insomma, questa analisi della figura paterna, insomma, che argomento importante, no? Nel contemporaneo. Quindi questa è una cosa in evoluzione. Poi un'altra cosa che potrebbe essere, secondo me, in evoluzione, mi piacerebbe finire di leggere i racconti, ne ho letti parecchi, le storie di ordinaria follia di Bukowski, se siete d'accordo. Che è una cosa che, no, non è che ho lasciato in sospeso, ne ho letti parecchi, insomma, potrebbe essere carino finire di leggerli, avere tutta la panoramica di questa raccolta che è anche abbastanza sostanziosa. Ho anche finito di leggere, diciamo, l'integrale dei racconti che sono raccolti nel libro Il Colombre. Quindi la raccolta di racconti Il Colombre contiene parecchi racconti di Buzzati e quelli sono stati letti integralmente, insomma, li trovate tutti. Non ci vorrebbe molto, probabilmente anche per finire di leggere, se non proprio l'intera raccolta, quasi l'intera raccolta dei racconti di Buzzati. Sono state postate anche Le mille e una notte, non letto da me, e anche il Marcovaldo di Calvino, anche questo non letto da me. Poi invece ho cercato di leggere, in occasione del Natale, alcune favole a sfondo natalizio, scritte da autori diversi, anche anonimi, che hanno per tema il Natale. E questa la trovate poi nella pagina dedicata ai bambini del sito. Ovviamente la trovate anche qui su YouTube. Sono stati letti alcuni dei saggi tratti dalle piccole virtù della Ginsburg, che per me raccolgono delle pillole di saggezza importanti. A me piace questa autrice, insomma. C'è un senso anche morale nelle sue storie che va raccolto. In un saggio in particolare, poi, insomma, lei descrive anche il suo impegno, parla anche del suo impegno di scrittrice, quindi di cosa comporta essere scrittrice, di quello che rappresenta nella sua vita lo scrivere. Alcuni dei saggi delle piccole virtù, ecco, altra cosa che eventualmente potrei completare, non ci manca molto. Poi ho letto un racconto molto bello, alcuni dicono che si tratti di uno dei più bei racconti che siano stati scritti, che è l'ultimo racconto della raccolta Gente di Dublino di Joyce e che prelude all'Ulisse. E si tratta dei morti, conto interessante, no, non facilissimo da capire, e che poi è tutto, poi soprattutto nel suo epilogo finale, insomma. Ma di questo vi rendete conto leggendolo. Mi sarebbe piaciuto dire qualcosa di ogni racconto, dare una chiave per ogni cosa, ma i tempi si fanno troppo lunghi se facciamo questo. Ho letto per intero il romanzo breve di Tolstoi, Sonata a Kreutzer, altra cosa che vale la pena, secondo me, di conoscere, se non un classico, ma insomma, ognuno di noi dovrebbe conoscere. Ho letto Tre volte all'alba di Baricco, questo breve libro fatto molto di dialoghi abbastanza serrati, fatto di tre episodi, ma la descrizione di questo poi l'ho trovata fatta da lui, perché nel web lui parla, insomma, di come ha costruito questo libro, di come gli è venuta questa idea, che poi, insomma, di come ha trovato questo personaggio scelto in varie epoche della sua vita, queste tre storie che, insomma, si muovono in modo particolare, che hanno un'affinità una con l'altra, e questo personaggio che è il Mr. Gin, insomma, che continua finito il libro di Mr. Gin. Ho postato anche letti da altri, Uomini e topi, La luna e il falò, La luna e il falò letta da Remo Girone. Poi un'altra lettura, secondo me bellissima, anche se triste, ma un poema che ci porta nella linea di confine tra la vita e la morte, no? Tra la presenza e l'assenza, come
siano importanti questi spazi da esplorare, no? Nella linea del ricordo, come si vive nel ricordo, come si muore nel dolore. Questo libro, ma un libro molto particolare, quasi un poema, più che sulla morte, sulla perdita, no? Lui lo scrive dopo la perdita del figlio, alcuni anni dopo, insomma, no? E quindi su come lo scrivere, la poesia, questo viaggio, insomma, no? Si possa unire in questo dolore per la perdita, in questa ricerca di quello che si è perso, insomma, dell'affetto, come ci si possa in qualche modo si possa recuperare, ma come ci si possa avvicinare, insomma, in questo viaggio. Quindi un libro che esplora questo territorio, quello tra la presenza e l'assenza, tra l'essere e il non essere più. E lo esplora cercando che la comunione con le altre esperienze, con l'esperienza di perdita che hanno fatto altri. E lo esplora con il linguaggio, in qualche modo, della poesia, insomma, di una poesia, di una scrittura che si fa poesia, che riesce quasi a dire l'ineffabile. È una grande scrittura, secondo me. Poi un altro bel racconto che potrete trovare, che è stato postato in questi ultimi mesi, in questi ultimi tempi, è Festa in giardino di Catherine Mansfield. Anche questo è un racconto molto che fa pensare, insomma, un racconto costruito molto bene. Un altro racconto ancora tratto dal muro, da questo libro che contiene cinque racconti e che si chiama Intimità, anche è stato postato in questi ultimi tempi, lo potrete trovare. Poi potrete trovare ancora altri libri non letti da me, tra i quali Sorgo Rosso, Tempo di uccidere di Flaiano, I viaggi di Gulliver, Uomini e topi. Tornando per finire, ritornando al rapporto padre-figlio, insomma, a questa esplorazione della figura paterna, insomma, no? Così importante, avevo letto l'incipit di un altro libro che è nella mia intenzione portare avanti come lettura, farne una lettura integrale. Si tratta in questo caso del libro di Oster, l'invenzione della solitudine. Ecco, se riesco a trovare il tempo, la voglia di farlo, cercherò di fare l'integrale di questo libro ancora, insomma. Perché poi il tema, insomma, della figura paterna è un tema che mi affascina e del quale ho già postato, insomma, no, alcuni libri. Ricordo Geologia di un padre, di Magrelli ed altri. Su questo tema, che poi, insomma, è il tema del limite e quindi del godimento, e quindi del desiderio, insomma, no, dell'elaborazione del desiderio. Secondo me è importante rimanere, è importante trovare, leggere contributi di vari autori. La letteratura vista dall'interno si fa capire molto di più a volte che non dei saggi, no? Si fa capire quello che ci sta sotto, le sfumature, insomma, possiamo ritrovarci in tante cose, in tante situazioni anche minute, che i saggi a volte non riescono a dire, no? Guardano le cose dall'alto. La letteratura invece ci permette di guardare le cose, i conflitti, i problemi, i vissuti dall'interno, quindi con tutti i contrasti, le contraddizioni, la sfumatura, le sfumature che compaiono nella vita reale, insomma, no? Che non sono soltanto il frutto di un pensiero organizzato, di un pensiero razionale, insomma, no? Ma sono anche il frutto di tutte le contraddizioni che ci portiamo dentro, no? E quindi come ognuno individualmente risolve queste contraddizioni, questi conflitti, insomma, risolve o cerca di risolvere, insomma, e delle conseguenze che poi nascono da questi conflitti. Quindi la lettura come terreno di esplorazione dell'animo umano e dei grandi problemi, insomma, è uno dei grandi problemi, secondo me, anche del contemporaneo, è questo, insomma, è questo della figura paterna, insomma, la figura che sta, come dice Recalcati, insomma, no? Che
è diventata pallida, insomma, non... questo lo troviamo anche in Filiprotti, insomma, no? E quindi letteratura, insomma, che esplora anche questo campo, ha una lettura che è una letteratura che mi interessa. Per riportare le cose all'inizio, vorrei finire di leggere anche questo libro di Oster, L'invenzione della solitudine. Detto questo, vi rinnovo gli auguri di buone feste e di un sereno nuovo anno. Un saluto, Walter.